C'è questa forma di potenziamento che a me diverte tantissimo, la trovo molto interessante e stimolante dal punto di vista filosofico, il biopotenziamento amoroso, che non è semplicemente utilizzare i farmaci per l'erezione, per la disfunzione erettile, ma se fosse possibile o se avessimo delle tecnologie, dei farmaci che ci permettono, ad esempio, di continuare ad avere una passione, un amore per il nostro partner, ci sarebbe qualcosa di male, sarebbe meno autentico quell'amore Ma se no. fosse diciamo, alimentato da. Perché appunto l'amore può calare, può spegnersi, Sì, sappiamo può. che è una chimica legata a una Esatto, no? chimica E quindi ormonale. attraverso dei farmaci e chiaramente anche l'opposto, nel senso che io mi rendo conto che quella persona mi fa male e però continuo ad amarla, non riesco a lasciarla e quindi un farmaco che mi aiuta a superare la dipendenza da quella persona. E poi prendere un farmaco per tutto, cioè, alla fine quel divertimento c'è. Il tuo desiderio sta nella scelta che fai. Però non credo che tutti reagirebbero bene, nel senso se sapessero che la persona che ci mostra il suo affetto, il suo amore, ha bisogno di prendere la mattina una pasticca Dipende per. da che pasticche prenderanno. Mi chiedo anche se non si sta, con questi discorsi, demonizzando la sofferenza. C'è un libro di uno dei transumanisti, David Peace, che è un personaggio originale della galassia transumanista, che ha scritto questo libro sull'abolizione della sofferenza, dove lui ragiona appunto su questo progetto di abolizione progressiva della sofferenza in tutte le sue forme. Anche ricorrendo a farmaci, interventi di modificazione genetica, a partire dall'idea che la riduzione e abolizione della sofferenza sia comunque qualcosa di positivo in sé, insomma, e che quindi meno soffriamo, meglio è, immaginando anche dei sistemi che possano in qualche modo compensare la riduzione della sofferenza e garantirci la capacità di riconoscere situazioni pericolose o dannose, perché la sofferenza oggi è utile anche per metterci in guardia, farci riconoscere. Se però avessimo delle tecnologie che svolgono quel ruolo e ci mettono nella condizione, la sofferenza avrebbe anche meno. E Un quindi valore prova, olistico. ed è interessante come esperimento, insomma, perché partiamo da quest'idea che la sofferenza Heuristica che ti è permette comunque ha un significato per la nostra vita. una ricerca della felicità. Sì, anche di riconoscere quello che come sta, insomma, che in certe situazioni stai male, per cui se prendi la pillola non te ne accorgi. Poi, Sempre bene. Esatto. Come la droga? No, Sembra la droga. Sei alla fine ubriaca, non che stai male. Parliamo di Mary Poppins, così non la senti. pillola che va giù.